soltanto di acclamare. Solo a lui la spada forte ardito, lindissimo Paquito, il gran raccontatore. Solo a lui che gioca e mata il cor, e viva il gran Paquito, il re del contador. In particolare io ho insomma una storia particolare da raccontare, io perché sia
sia io, perché sia lei, non perché sia la storia in sé, ma proprio perché riguarda il letto, questo oggetto che abbiamo tutti, che sembra una cosa insomma comune, che uno insomma mette lì, si va a dormire, passa metà della sua vita magari a dormire, a sognare, e in questo caso il letto è connesso appunto con i sogni. Cioè la storia che insomma volevo raccontarvi, così scusate se appunto ogni tanto mi stiracchio, mi stropiccio gli occhi, è la storia di questo letto che potremmo definire quasi magico, perché il letto che ho avuto insomma l'esperienza di provare è un letto un po' particolare, cioè è un letto che realizza i sogni della gente, ma all'incontrario, diciamo, cioè con qualche controindicazione. E non è l'unica cosa che volevo dirvi di questo letto magico, che non, probabilmente nessuno di voi, anzi mi auguro che nessuno di voi abbia mai provato. È un letto che, oltre a realizzare i sogni della gente con qualche controindicazione, non permette poi più di sognare. Cioè tu fai un sogno, il letto lo realizza, e poi d'improvviso non smette di sognare, e si sa che l'uomo senza sognare, senza immaginazione, è un uomo morto. Io non voglio svelarvi subito cosa è successo riguardo insomma la mia storia, se ho sognato o meno, però avrei alcuni esempi da farvi, e questi esempi li so perché questo letto è un letto che, quando l'incauto dormiente, l'incauto sognatore si appisola, dei ricordi, delle memorie passate rimangono in esso. E quindi per esempio potrei raccontarvi del uomo, del ragazzo che ha sognato per tutta la vita di trovare la donna della sua vita, la sogna, però il letto la realizza, ma con qualche controindicazione, perché la donna in questione parla uno stranissimo dialetto islandese, e quindi l'uomo se ne innamora, però deve imparare questo dialetto per poter comunicare con lei. Allora si incontrano, si sposano, verranno felici per sempre tutta la vita, però l'uomo dovrà per forza imparare questo stranissimo dialetto per potersi far raccontare i sogni da lei, in quanto appunto l'uomo sognato una volta non potrà più sognare. Oppure altri esempi, che altri insomma ricordi che mi vengono in mente dopo aver dormito su questo letto, c'è per esempio la storia dell'uomo che ha sognato di vivere in una casa enorme, di tutta per sé, però con la clausola che in questa casa enorme lui insomma vivrà per sempre da solo, e cioè quest'uomo camperà 100 anni in questa casa enorme con un mucchio di stanze, ma non potrà mai far mettere piede a nessuno in questa sua tenuta. E ci sono altre storie così che sempre questo letto mi ha per esempio rivelato. C'è la storia dell'orologiaio che viveva per esempio a Praga, se non sbaglio, e questo orologiaio cosa sognava? Sognava di poter raccogliere tutto il tempo per sé e di poterlo vendere, perché era sempre un commerciante, e allora il suo sogno era riempire negozi in tutta Praga con questo insomma, con il suo nome, con il suo marchio, ma alla fine il suo sogno si realizza, ma cosa scopre? Che tutto il tempo che ha raccolto in queste raccette l'ha venduto tutto agli altri e non ha più tempo per sé. E quindi ce ne sono tantissimi di questi esempi, di questo letto, che poi è un letto normalissimo, che poi magari potreste anche avere a casa, però magari non sapete che è un letto che potrà soddisfare i vostri desideri, e in realtà farvi imperare con qualche piccolo difetto. C'è ancora la storia dell'uomo che sognava di poter dipingere quadri con i personaggi che parlavano e si muovevano, e magari poter scolpire una statua che muoveva le labbra, e lui la sogna, e quindi il letto lo fa realizzare, ma alla fine purtroppo scopre che, essendo nel 2011, questa cosa esiste già e si chiamano robot e si chiamano 3D. E c'è ancora per esempio la storia della Zingara, che
di quando ti svegli al mattino tutto sudato con il batticuore, cioè stanno lì. In realtà il letto si nutre sì dei sogni belli, ma dello sfigato addormentato che sogna qualcosa di brutto lo fa intrappolare per sempre in esso. E quindi dovete stare molto attenti quando sognate, perché per esempio quelle 3-4 notti agitate che io ho vissuto, ma sui letti principalmente ci si accoppia.
se io ho letto da qualche parte che se l'accoppiamento non va a buon fine, cioè non c'è proprio un accoppiamento matematicamente geometrico, si può rischiare la rottura del membro maschile. Ma questa può sembrare una sciocchezza, ma io lo so constatare. E succede quando, diciamo, tecnicamente la donna preferisce trovarsi in posizione verticale, insomma, non voglio fare i dettagli precisi. Comunque, se non c'è accoppiamento preciso, praticamente il vostro membro maschile batterà sul tube della donna. Ora, io penso che fosse una cosa che mi aiutasse soltanto a me, ma poi ho letto che tecnicamente si chiama frattura del pene, e questa frattura del pene, oltre ad essere molto dolorosa, è anche difficile da ingessare, e viene anche catalogata come una delle cose più ridicole che capitano negli ospedali. Il discorso del letto principale di questa serata invece è un altro, che per una donna mediamente istruita, torinese, di origine meridionale ma anche settentrionale, che comunque è cresciuta con influenze alla Sex and the City, che piaceva immedesimarsi con le sue amiche nei personaggi di Sex and the City, può capitare che questa donna ami molto la pulizia. Ora, amando la pulizia, la mattina, quando lei si sveglia, ama trovarsi molti vestiti e guardarsi allo specchio. Se malauguratamente vi viene la voglia di accompagnarla al lavoro, e la mattina fa freddo, e non sta disparamente, e quella si trova i vestiti, può capitare che tu magari vestito rientri nel letto. E questo è abominio. Se tu rientri nel letto vestito, perché io principalmente avevo detto che avrei raccontato una storia di senso anale, ma praticamente è lo stesso, perché nel momento in cui tu pratichi senso anale con la suddetta ragazza, fai meno danno di quando entri nel suo letto vestito. Perché la donna si è incazzata che io non posso neanche immaginare, neanche che si è stato un tipo anale. Quindi la conclusione qual è? Cercate di evitare di entrare nei letti vestiti, perché la risposta fu, chissà dove si è andato a sedere con quel pantalone. Non si era sentito male con i grandi genitori che vanno. Comunque, se proprio volete evitare il rimprovero, prendetelo, ma poi procurate di nuovo dal sedere. Grazie a tutti, grazie. Il letto è un elemento essenziale delle nostre vite, quindi va analizzato molto bene, perché con letto si può spiegare il mondo. C'è chi ci ha provato con l'economia, chi con le religioni, ma è inutile, solo letto può darci delle risposte. Non a caso, la maggior parte di noi nasce sul letto, anche se all'ospedale, e muore a ricevere a sua volta in un letto. Chi è più fortunato fra le braccia di una donna, e i più sfortunati nelle braccia della propria moglie, ma questo è un problema. Comunque, il letto. Visione globale del letto. Il letto può essere composto di legno, di ferro o materiali riciclabili per quelli che hanno una coscienza ecologica più viva, però questo è un caso minore. Il letto ha anche delle funzioni che hanno avuto un loro ruolo molto importante. Per esempio, il letto ha dato la forma alla famiglia, perché nel letto possono entrare al massimo due persone. Quando si tratta di metterci tre persone, di solito la terza si mette sotto il letto o nell'armadio, e in quel caso nascono i famosi scheletri negli armadi di ogni famiglia. E poi nel letto è anche stata decisa la storia del mondo intero. Per esempio, nell'antichità, il guerriero prima di andare in battaglia si preparava, faceva una bella dormita e poi scannava gli altri, e questo ha fatto anche il crollo del letto in termini di vendita in certi paesi, perché morendo i guerrieri nessuno dormiva più. Comunque, oggi c'è la democrazia, siamo messi meglio, il letto ha un altro ruolo, tu vai nel letto, tieni una carica e va tutto bene. Anche per questo si parla di persone elette, tutto nasce nel letto, mi sembra che fini. Poi si può andare avanti ancora a parlare di questo ben amatissimo letto, dicendo altre cose, sotto un aspetto sempre familiare, la nostra vita sotto l'aspetto sentimentale deve tutto al letto, perché l'inizio e la fine di ogni relazione partono dal letto. Uno vuole creare una coppia per poter dormire col partner, poi la smette, decide di farla finita solamente per poter dormire e basta, perché nel letto iniziano le peggiori dinamiche che l'uomo può mettere in atto. Uno inizia a mettersi a letto,
cerca un po' di intimità e poi, dopo quei due minuti, vorrebbe dormire e lì iniziano le guerre territoriali. Ognuno a suo materasso, non si può sgarrare, se no arrivi a violare il patto Ribbentrop-Molotov. In questi casi non si vede, perché c'è la coperta che deve essere equamente distribuita fra tutti i lettoni. E così bisogna stare attenti, perché basta quel mezzo millimetro per far sì che nel veleno ci trovi tutto quello che non hai mai sentito dire. Era al contrario, comunque, tutto quello che non hai sentito dire te lo trovi avvelenato, ti trovi il caffè avvelenato la mattina. E poi arrivano anche le maniere più maleducate, perché se tu provi a russare forte o a muoverti nel modo sbagliato a letto, puoi suscitare il partner, e quindi iniziano i pizzicotti, gli schiaffetti, le spinte, i calci nei testicoli, e si arriva anche alle armi vietate, i gas tossici. E là è la guerra culo contro culo che fa milioni di morti ogni anno, non è bello. Le Nazioni Unite ci provano a fermare questa guerra, ma continuano con i gas in tutte le case, andare avanti puzzando, perché dentro siamo merda, ma fuori anche peggio. Ma finito questo, si esce dal letto, uno si riveste, si guarda allo specchio e pensa che sia tutto risolto, ma non è così, perché ogni giorno è statisticamente dimostrato, nel letto ci si torna, tu non puoi scappare, puoi provare a dormire in altri modi, nella vasca, ma non è la stessa cosa, nel divano neanche, perché alla fine ci trovi sempre qualcosa sotto, patatine, sigarette, il telecomando, gli schifi di tettoni, e non è bello dormire con i tettoni sotto il culo, ve lo assicuro, e quindi sei costretto ad andare a letto, e allora uno prova a cambiare partner, ma anche l'altro ci prova, quindi da due stretti in un letto ci si ritrova in quattro e si odia anche l'amante proprio e da lui, e neanche questo è bello. E i figli rompono così tanti coglioni perché vogliono il letto a castello da piccoli, ci si mettono, dopo due anni vogliono il letto alla giapponese, quello che consiste in un tappeto ma che costa quanto due letti Luigi XVII. Detto questo, la famiglia viene massacrata per un cuscino o una coperta, e che cos'è quello che dobbiamo ricordarci? Stiamo in piedi, è meglio così. Siccome in una storia importante anche immaginare le persone che vengono raccontate. Io adesso vi racconto una storia di pura finzione, in cui però ci sono due personaggi. Uno, fate conto, di mezza età con la barba, e uno che è la mia fidanzata seduta lì dietro, se volete guardarlo ogni tanto, con biasimo, con compassione, con sopportazione. Fate conto. Intanto è sabato sera. Maestro, posso avere un temporale estivo leggerissimo? Perché fuori piove, l'ho scritta che non aveva ancora cominciato. Fuori piove, che le macchine che passano lasciano un rumore con la scia, e qualunque stagione sia, tipo questa, fuori dalla finestra è tardo autunno, ed è un tardo autunno anche dentro, almeno fino a poco tempo fa, perché fino a poco tempo fa io e la mia fidanzata pensavamo di non avere più legna da mettere dentro alla caldaia, pensavamo di essere scesi alla fermata sbagliata, di aver perso le coincidenze. Entravamo nel tunnel buio, invidiando i fari che andavano dritti verso qualche posto e che probabilmente sapevano che c'era un paio di braccia aperte ad aspettare dove parcheggiare il cuore. Non che avessimo molto rammarico, perché il rammarico era una cosa flebile, perché non c'era capitato niente di importante prima e quindi non sapevamo che cosa stavamo parlando, non sapevamo che cosa ci stavamo perdendo. Per capirci, la nostra strada era stata sì di alti e bassi, però non ci eravamo mai
addentrati nella grande rotonda del desiderio. Il desiderio non aveva mai fatto impazzire il nostro GPS, noi andavamo tranquilli, ma pensavamo che non ci fosse niente di particolarmente importante da scoprire, e quindi non solo non avevamo il senso della perdita, ma pensavamo che l'età matura ci mettesse anche al riparo, come dire, da dei colpi di coda imprevisti. Però poi ci siamo incontrati. E quando ci siamo incontrati, la prima sensazione è stata quella di avere la febbre, anche se stai bene, anzi più bene stai e più febbre ti senti. E poi è un calore che scende progressivamente, scende anche in zone, come dire, quasi dimenticate, scende. Poi, quando ti prendono fuoco i lacci delle scarpe, sai che sei innamorato. E allora diventa un'altra vita, diventa un'altra cosa. E allora quella cosa che rifacevi alla mattina e basta, quasi intatta, perché ti giravi anche poco per pigrizia, improvvisamente diventa il centro del mondo, diventa il posto dove dormi, dove mangi, dove scopri, dove dormi di nuovo, perché dopo una certa età fa stanchezza e si gode molto, però si gode anche molto e scopri che il tuo corpo è fatto di parti che non sono, sono ancora in garanzia, funziona e va bene così. E allora tu la guardi e pensi che una fortuna del genere non te l'aspettavi, eri quasi impreparato. Poi ci vivi insieme e allora capisci che invece eri nato però molto, dovevi solo aspettarti. E allora ci pensi e dici, io con quella donna lì, io ci farei di tutto. Però non glielo dici perché è talmente bello il viaggio che stai facendo in paradiso che figurati se ti metti lì a questionare su quello che fate, quello che facciamo, come tutto. Ma lei ti guarda e siccome l'amore è fatto di telepatia ti dice, io con te farei tutto. Ah sì. E poi mi viene un pensiero, e se non sono capace? Cioè, fare va bene, ma fare tutto? Cioè io ci sono delle robe che vi giuro, le ho viste su YouPorn molte volte, anche per cercare di capire la dinamica. Non ce la posso fare. Secondo me alcuni di quelli sono dei Power Ranger. E allora... E allora dico, ok, lasciamo da parte la varietà, andiamo sul nomadismo. Facciamolo da tutte le parti della casa. In bagno, lavandina davanti allo specchio, bellissimo. Water chiuso. Botta col ginocchio sul termosifone, meno bello. Vasca da bagno? No, non ce la posso fare. Lavatrice, guarda che con il loro sciacquo, inizia a fare lo stesso. Centrifuga, dico. Centrifugone, bellissimo. Adesso andiamo in salotto, sul divano. No, cucina, ti mangio. Ti ha mai mangiato nessuno, solo col tavagliolo al collo. Vieni amore, ti mangio. Finalmente scala per scendere in soggiorno. Sulla scala un gradino è troppo alto, uno è troppo basso, lasciamo stare, prendo due corde la prossima volta, facciamo come gli scoiattoli della Gardena, se picchiamo su. Poltrona difficile, ma bello. Pubalgia, ma bello. Divano stretto, con i piedi per su, mi fa male la schiena, quanti muscoli che ha la schiena non sapevo neanche che avevo. Togli i cuscini che si sta più larghi. E qui passiamo alla tessera elettorale, se suoni adesso ti ammazzo. Salta fuori la tessera elettorale. Allora lei mi guarda e dice, amore, bagno? No. Vasca? No. Scala? No. Poltrona? No. Acqua? Sì. Acqua? Sì. Nucleare? Sì. Legittimo impedimento? Sì! Pensavo di raccontare una storia, sì, c'era una sorta di polemica in questo, è una cosa accaduta nel 95,
Il letto è il letto di una ragazza di 18 anni nella sua cameretta. È una storia abbastanza classica, ma non del tutto classica. Ci eravamo conosciuti da 2 o 3 mesi, ci eravamo baciati sul lungo Po, un classico. Poi avevamo fatto l'amore alcune volte in un albergo a ore, un po' meno classico, ma abbastanza classico. Poi l'albergo a ore costa moltissimo, cercavamo altre cose. Una volta lei mi dice: vieni da me al mio paese, stava nella cintura di Torino, tanto che i miei vanno al cinema e lo facciamo a casa mia una buona volta. Vado da lei, i suoi sono al cinema, entro nella sua stanzetta, bella stanzetta di liceale diciottenne, io avevo 42 anni all'epoca, ero relativamente giovane. E bella questa stanzetta, mi piace, sei lì, mi dico: ma sei sicuro che poi non tornano? No, sono andati al cinema. Cominciamo, ci mettiamo lì, tranquilli, ci abbracciamo, ci baciamo, ci spogliamo. A un certo punto si sente un movimento alla porta d'ingresso. Sono i tuoi che tornano? No, no, i miei sono al cinema. Lei è molto tranquilla, olimpica. Dice: no, sarà Salvatore. Chi è Salvatore? Salvatore, mio fidanzato, ne ho parlato. Ma scusa, ha le chiavi di casa dei tuoi? Stiamo insieme da quando avevo 14 anni. A me piace, mi hanno dato anche le chiavi di casa, due volte viene, va. Poi mi fa: sì, ma tu stai tranquillo. Io dico: ed è calmo, olimpica. E allora io mi metto tranquillo. In fondo, cosa c'è che non va? Sono nella cameretta di una liceale diciottenne, disteso tutto sul letto, ho 42 anni, sono sposato, ho 2 figli, i suoi sono al cinema e di là c'è il suo fidanzato che dovrebbe entrare qui. Lei esce, era quasi nuda, si è messa una camicina addosso, ma di là e dice: senti, no, stasera no, lui no, non voglio uscire stasera. Ma vabbè, se non vuoi uscire possiamo stare anche in casa. Dico: senti, senza Salvatore, no, lo sai che quando non mi va, non mi va. Ma è già andata a letto, sì, ero già a letto e stasera sono stanca. Ma non posso fermarmi un po' qui? No, senti, non mi va, se mi dirai, baciamoci un momentino qui, poi te ne vai, per favore, lo sai come sono fatta, no? Sento che di là armeggiano un po', si baciano, limonano un po', poi lui se ne va, se ne va. Lei torna tranquilla, si butta sul letto con me, dice: non ti sei agitato, vero? No, no, io assolutamente no. Poi vedo che tu... Ma davvero state insieme da così tanto tempo? Sì, lui ha cominciato che io avevo 14 anni, lui ne ha quasi 30, io avevo 14. È molto, sai, molto possessivo, lui credo che sia voluto stare con me soprattutto perché ero così piccola, tenera, ed è stato l'unico, il primo e l'unico, lui ci teneva molto a questo, dico, l'unico fino a un paio di mesi fa. Sì, io in realtà soffro di tutte queste bugie, ma lui non capirebbe. La guardo e le dico: beh sì, effettivamente, questi giovani d'oggi, certe cose a volte non le capiscono. Ma se lui scoprisse le cose, probabilmente mi mollerebbe. Ti mollerebbe? Allora forse non ti ama veramente. Perché le ragazze non sono mica spazzolini da denti, che li usi solo tu, che non può toccarle un altro. Sono persone, le ragazze sono persone come anche i ragazzi. Infatti, alcuni mesi dopo, nonostante tutto, lui scoprì e la mollò, coprendola fra l'altro di insulti. Non la amava veramente. Lei ora l'ha perso di vista, mentre con me ci parliamo ancora. Un 9,5, un 8,8, un 8,1. E qui abbiamo un giurato che ha difficoltà di cancellazione. Ma abbiamo un 8, tondo tondo. Bravo. Cioè, guardate, il pubblico è abbastanza d'accordo. Abbiamo una somma di 24,9. Un materasso che si chiama Quons Time con la U con i 2 puntini sopra, che sfido chiunque a scriverlo col Word. La prima volta mia mamma a 9 anni mi ha tirato il catalogo del che mi ha detto: amore, è venuto il momento che impari fisicamente a farti la tua cameretta.
Allora io guardo, dico, minchia, la prima cosa bella, quando diventerò grande, io voglio una tipa, quindi mi scelgo un letto. Quando ho letto male, ho visto il demonio che mi ballava sulla precedente libreria. Poi ho letto Kurtz Nein, il materasso, e ho visto anche i suoi amichetti lì che suonavano il violino. Quindi io dormo in questo male, parentesi, avevo una linfomane, e questo è un discorso che piace molto a quelli che mi hanno già sentito. Avevo questa linfomane spettacolare, che aveva i piedi prensili, quindi faceva il foot job, che voi sapete benissimo cos'è perché guardate tutti i newborn. Cioè il foot job era una figlia della Madonna. Sempre conosciuta in queste feste alcoliche dove alle 3 del mattino non ti ricordi più chi sei, ma ti svegli solo con queste persone a fianco, una volta un linfoma, una volta un transessuale, non puoi scegliere. Allora ho trovato questa linfoma spettacolare, che guarda un po' ci sta, perché probabilmente ha dei traumi infantili, dici poi io cerco qualcuno, boh, Freud ne sa più di me, però boh, sceglie me, che figo. Ti becchi una linfoma e ti vedi prensili, e dici ah sì, facciamo ciò che vuoi, come lo vuoi. Minchia, in che senso facciamo come vuoi, cioè, fai attenzione, siamo le prime esperienze, magari mi spezzi. Ah, no. Cavalcami come un animale selvaggio. No, con calma, io ho tanta paura di cavalcarti come un animale selvaggio. Cioè, spiegami un attimo come funziona. Ma sì, tu fai, trattami male, usami, fai di me la tua schiava. No, ma non funziona. Cioè che cazzo di discorsi viene a fare? Sono un piccolo, un giovane inespero. Ma sì, tu usami, non ti preoccupare. Prendi un attimo bene, dici, ma sì, ho visto tanto di quel porno giovanile che io so fare tutto, cosa vuoi che sia? Trattami come un animale, ho visto ben di peggio. Allora inizia a spogliarti con questa situazione impossibile dove lei dice, oh, adesso questo qua mi farà godere come un pazzo. Ma ti spogli, la carichi su come un animale, la scarventi su questo male, la cui traversa del letto in puro faggio si spezza a metà. E ti ritrovi lì con questa tipa che ti dice è successo qualcosa, cioè no, niente, guarda, mi hai rotto la traversa del letto. Cioè come mi è scappato così forte, non così tanto come un animale, cioè no, mi hai detto come un animale, quindi io ho rotto la traversa del letto apposta per darti dimostrazione. Sono un ragazzo anormale, cioè, l'unica cosa anormale che adesso dobbiamo trovare per terra, a me dà fastidio, mal di schiena. Allora, facciamo quello che dobbiamo fare, non ve lo racconto, perché passate a vedere New Porn, pagina 4, amatorial video, bellissimo. Solo che quando lei se ne va, io torno in camera tutto triste e vedo questa traversa del letto completamente rotta. Quindi vendo quei miei e inizio a chiedermi, ma che tipo di scusa mi devo inventare io per dimostrare ai miei che non è che faccio queste cose così brutte, sono un bravo ragazzo che 2 anni fa andava al catechismo, cioè aspetta di sposarsi per non fare queste cose brutte. Allora prendi l'altra puntina del letto e lo copri. Poi tranquillamente vai in camera, oh mamma mangiamo, sì ti ho fatto la pasta al sugo, come sei un bravo ragazzo che finisci il piatto. Va bene, torni in camera, ti fai la tua sigarettina, dopodiché prendi l'intero dizionario Zanghelli, poi ci metti sopra anche i sinonimi italiano, inglese, inglese, italiano, sono quei libri inutili, e li scaraventi per terra con quella forza animalesca che ti scaturisce da fuori. Poi cosa fai? Questo botto enorme, questa esplosione atomica, ti accasci per terra, naturalmente avendo posizionato una piccola borsa di dimensioni medio grosse lì. E il piano è fatto, quando mamma entra, ti vede per terra, vede il letto completamente rotto, ti fa, oh, mio piccolo soldatino, sei caduto, hai rotto la traversa del letto col tuo costato, portiamoti al pronto soccorso, o presto facciamolo. Dico, ma no, io sono il tuo soldatino, mi rialzo, dico, no, sto bene, mamma, guarda, il letto dell'Ikea, se vuoi faccio un male, non è puro faggio, saranno dei tasselli messi male, colpa di papà. Va bene, fammi vedere, no? Magari ti sei rotto qualche cosa, e faccio, come lì non ci avevo pensato effettivamente, come gli faccio vedere che non mi sono fatto, mi alzo la maglia e pulito lindo come un bambino che esce dal mare, quindi nessuna ferita, come ha fatto a rompere questa traversa del letto? Il dubbio permanente è ancora insolito.
pochino di ferro, non fa tanto male. Solo questo. Siccome era già venuto il giorno prima, era un po' svampita, però non pensavo.
facciamoci una foto copia. Ma lo fai pure la scannerizzazione? Ti faccio tutto quello che vuoi. Cioè, lui, ma come sei bravo! E mi ha abbracciato e ho detto, no. La storia non funziona. E poi si piegava, c'era una minigonna, e io ti giuro, che ci ho pensato tutto il tempo, ho detto, qua c'è la diavola, non ci provo, non mi voglio neanche toccare, non ci penso, non faccio niente. Se n'è andata, e io però non riuscivo a lavorare. Ero da solo, sono andato in bagno, e ho fatto quello che dovevo fare. L'ho fatto, mi sono masturbato in bagno, sì, sì, l'ho fatto. Il giorno dopo sono stato licenziato. Ora io non so se la tipa si accorta che io posso avere avuto una pratica sessuale, come si dice, non mi ricordo più. Comunque sì, l'ho fatto. La morale di fondo qual è? Prima che arrivo di 5 minuti! La morale della favola è questa. Se dovesse capitare che arriva una sconfitta con la minigonna, le cosce del cuore, i tacchi alti, che sembra voglia provocarvi, e vi provoca veramente, e voi siete lì del lavoro, fatelo. Ve lo dico con cuore, fatelo. Tanto poi licenziamo lo stesso. Grazie a tutti, grazie. Devi fare l'uomo, non puoi vivere secondo una filosofia che dice ma sì,
l'amore è una cosa, il sesso è un'altra, altrimenti io si vede ideali, ma io da ti principi, eh. Perché? Perché mi hai fatto questa roba, maledetta stronza? Perché mi hai fatto questa roba? Cioè, io mi attacco alle persone, sono così una calamita umana di sentimenti. Cioè, sì, i sentimenti di quelle persone, una persona un minimo seria, non uno che ti dice, io ho un gunnello, uno che va lì e ti guarda in più e fa, il mio non è il gusto della violenza, è proprio il piacere dell'uccidere. Cioè, mi hai tradito con un tipo che usa i nunchakos. Cos'è un nunchakos? Mi hai tradito con un tipo che è alto, 1,90 m ed è muscoloso. E mi hai tradito con un luogo comune. Cioè, rendiamocene conto, maledetta stronza di merda, mi hai tradito con un luogo comune, con questi pettorali fighi, perché lui palpita, i pettorali che palpita. Perché i pettorali? Ma palpitano solo col Tasmed, è uno scopo orrendo. Comunque, con la tipa siamo ancora assieme, perché l'ho presa a sperle numerose volte e mi ha chiesto perdono. Io potevo solo dargli un perdono. Però sì, la storia brutta è questa. Nulla di più, qualcosa di meno. Mi ricordo il pallone che esce dal campetto dietro la scuola, rimbalza in mezzo alla strada e va nel terrazzino del suo appartamento ammezzato. Lei invece che fare come tutti gli altri condomini che ci maledivano, ci bucavano il pallone, è uscita sul terrazzino, l'ha preso, ha saltato, è scesa in cortile e me l'ha dato. E mi ha fatto un sorriso così bello che mi hanno preso fuoco le orecchie stavolta, nella scarpa. E avevo una camicia che sapeva di pulito. Avevo un'età indefinibile. E la prima cosa che ha fatto è stata di mettermi le mani sugli occhi. Le ha lasciate lì un attimo e poi mi ha rimandato a giocare. E io di questa cosa gliene ho chiesto conto. Anni dopo, quando io ne avevo 17, una domenica dopo che avevamo passato 5 o 6 ore nel suo letto, e lei semplicemente mi ha spiegato che delle volte è faticoso sostenere lo sguardo della persona a cui siamo destinati. In quel momento Elena aveva già più di 40, e però è stata una relazione meravigliosa in cui io ho imparato un sacco di cose, ma non tutte nel letto, soprattutto fuori, che sentire è diverso da ascoltare, che il rispetto è un'altra cosa rispetto alla cortesia. E ha andato tutto bene per altri anni, fin tanto che le sue gemelle, che lei aveva avuto in giovane età, a loro volta sono rimaste incinte. Semplicemente il fatto di diventare nonna era inconciliabile con la nostra relazione e mi ha mandato via. Io pensavo che fosse solo perché lei avrebbe avuto con questi bambini la sensazione definitiva di essere vecchia e pensavo che quel dolore non mi sarebbe mai passato. Poi sorprendentemente già 6 mesi dopo stavo vivendo un'altra vita e a mia volta mi sono fatto una famiglia, ho avuto dei figli. E quel rumore di fondo è rimasto come un segnale di disturbo, non è stato più un dolore. Non era più un ricordo, anche se non era più possibile dimenticarlo. E poi, ieri mi hanno chiamato, le gemelle, mi hanno detto di venire. E sono di nuovo nella stessa stanza di quando avevo 17 anni. Quando avevo 17 anni non è più una stanza da letto di due avanti, ma è una stanza che odora di ospedale, è andato a male. Le gemelle sono così stravolte che non si possono guardare. E tutti i macchinari che hanno messo in un angolo dicono che hanno già gettato la spugna. Io guardo Elena, io guardo fuori dalla finestra e
immagino che sia un LCD a 80 pollici che dà le migliori partite di calcetto ai bambini di 9 anni nel 1972. C'è questo respiro chiuso alle mie spalle, ma io non lo voglio ascoltare. Poi ad un certo punto c'è silenzio. Allora mi volto. Io mi avvicino per un'ultima parola, per un ultimo saluto, e guardo questa donna di 72 anni, fin tanto che non incrocio veramente il suo sguardo. E allora la rivedo bellissima, amata ancora, e mi avvicino per ascoltare magari un'ultima parola, un ciao, un arrivederci. E invece tu mi avvicini, la sua mano si solleva e si posa sui genitori. E allora all'improvviso capisco che è stata lei a chiamarmi e che è la seconda volta che mi salva la vita. Grazie. È successa pochi giorni fa. Storia minima, storia minima, ma anche sui massimi sistemi, sull'insolubilità dei problemi della vita. Io abito al quarto piano, senza ascensore, condominio medio. Da un po' di tempo ci abitano anche extracomunitari e i non extracomunitari sono diventati un po' razzisti. Dicono che succedono delle cose, non è vero. Hanno messo un grande cartello. Si prega di chiudere sempre il portone, poi uno più grande. Per la sicurezza di tutti si prega di chiudere sempre il portone. A me mi angoscia un po' sul portone da chiudere. Esco e sono uscito, sto al quarto piano senza ascensore, scendo, arrivo verso il secondo piano e sento che il mio dirimpettaio scende anche lui. È alle mie spalle di un piano e mezzo due. E lì mi prende quel trip che certe volte mi prende, che io non riesco mai a fare le cose giuste, i giudizi della gente. Penso, ecco, adesso qui c'è un conflitto di cose. Io fra poco arrivo giù. E lui è dietro, io arrivo giù, se lui è vicino devo lasciare il portone socchiuso perché sennò dovrebbe sbattermi in faccia, ma se è un po' più lontano io devo chiuderlo perché sennò lui si incazza perché è aperto. Ma qual è il punto esatto oltre il quale devo chiuderlo e al di qua del quale devo lasciarlo aperto? Mi faccio tutte queste paranoie e intanto mi dico Molinaro, sei un cretino, non ce la faccio, non ce la faccio, io passo la vita a occuparmi di queste cazzate. Arrivo giù, giù, penso, se accedo lo metto sicuramente dietro quel punto. Infatti accedo, non troppo perché la scala è anche un po' ripida, rischio di scivolare, di farmi male. Arrivo giù, poi giù c'è una sorticina ad aprire. Sento i passi alle spalle, lui è un po' più vecchio di me. Dovrebbe essere dietro abbastanza, ma non sono sicuro, perché non sono mai sicuro di niente io. Arrivo al portone, lo apro, tendo ancora un attimo l'orecchio, mi pare di non sentirlo, allora mi tiro dietro il portone, lo chiudo, vado via, non sono sicuro, non sono mai sicuro di niente. Sto per staccarmi dal portone, qualcuno da su, da qualche piano, per qualche motivo apre il portone del citofono, ma perché in quel momento apre il portone del citofono con tutta la fatica che ho fatto? Ma vaffanculo! Dobbiamo ottenere
ammazza